Salve a tutti e bentornati nel mio canale. Oggi prepariamo delle golose polpettine di zucchine e prosciutto. Andiamo a vedere subito come le preparate. Come prima cosa prepariamo le zucchine. Le mie sono già lavate, adesso con una grattugia a fori larghi vado semplicemente a grattugiarle. Procedo così ovviamente fino ad esaurire tutte le zucchine. Alle zucchine grattugiate vado ad aggiungere una buona manciata di sale, abbondate anche tranquillamente perché poi un po' di sale andrà via durante con la perdita dell'acqua contenuta nelle verdure. Andate a mescolare e lasciate riposare per almeno 40 minuti, un'ora. Un'ora dopo questo è il risultato, le verdure hanno rilasciato la loro acqua in eccesso, adesso non ci resta altro che andarle a strizzare per renderle diciamo un po' più asciutte e fare le nostre polpette. Alle zucchine ben strizzate io vado ad aggiungere del semplice prosciutto cotto che vado a fare a striscioline abbastanza grossolane e vado ad aggiungerle alle zucchine. Al composto adesso vado ad aggiungere due patate medie lestate che vado a schiacciare con lo schiacciapatate. Del formaggio grattugiato, io ovviamente vi lascerò tutti gli ingredienti qui al di sotto dell'info box, del peperoncino e del semplice pan grattato. E di questo aggiungetelo pian piano fino ad ottenere la consistenza desiderata delle vostre polpette. Devono essere ben sode ma nello stesso tempo non troppo dure. Adesso possiamo andarle a passare nel pan grattato, quindi pan grattato, un piccolo vassoio dove mettere le nostre polpette e iniziamo a prepararle. Andiamo ad fare delle piccole palline con le mani che andremo successivamente a schiacciare per facilitare la cottura, perché queste le andremo a fare in forno. Quindi delle palline un po' schiacciate le andiamo a passare nel pan grattato e le andiamo a mettere da parte. Ovviamente fate le vostre polpette della grandezza che più preferite, io le ho fatte di una misura media perché le andrò a servire semplicemente come secondo piatto. Polpette pronte, adesso possiamo passare alla cottura. Io le andrò a fare in forno con un filo d'olio, ovviamente se volete potete anche friggerle in abbondante olio caldo e per una panatura un po' più croccante. Per il forno un filo d'olio in superficie andiamo a infornare a 200 gradi per 15-20 minuti. Ed ecco qui, 20 minuti dopo le nostre polpette sono pronte. Ovviamente al forno avrete un risultato un po' meno croccante, però vi assicuro che sono veramente veramente buone. Per evitare la frittura con questo caldo e mangiare diciamo delle polpettine anche un po' più leggere. E che dirvi, anche con questa ricetta è tutto, spero che il video vi sia piaciuto, se vi è piaciuto lasciate tanti pollici in su, lasciate qualche commento e adesso io vi saluto, vi mando un grossissimo bacio e ci vediamo presto in un prossimo video. Ciao!